Buonasera a tutti, sono Stefano Pinna e ringrazio tantissimo Elia della libreria Cyrano per avermi coinvolto. Sepúlveda è uno scrittore che io ho amato tantissimo. Conobbi la sua arte quando ero molto giovane, quindi con un'idea della vita totalmente diversa rispetto ad oggi. Questo libro in particolare, Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, è una storia dolcissima. Qua si descrive un anziano signore semianalfabeta. Sapeva leggere, ma quasi non sapeva scrivere. A parte la sua firma, sapeva scrivere pochissime cose. Amava tantissimo leggere romanzi d'amore. E chi mi conosce sa che sono un ex cuoco. E quindi la parte su cui mi soffermo è proprio la cucina, che in tutti i libri di Sepúlveda viene trattata, anche se in maniera molto marginale. Qua il cibo viene sempre trattato come nutrimento, mai in maniera opulenta. Qui non vedremo mai piatti succulenti e via dicendo, ma semplicemente il cibo è inteso come nutrimento, più del corpo che dell'anima. Quando non pioveva, abbandonava l'amaca notturna e scendeva al fiume per lavarsi. Subito dopo cucinava il riso per tutto il giorno, friggeva delle fette di banane verdi e se aveva a disposizione carne di scimmia, vi accompagnava i pasti con delle belle porzioni. I coloni non apprezzavano la carne di scimmia, non capivano che quella carne dura e resistente forniva molte più proteine della carne dei loro maiali o delle loro vacche. Inoltre la carne di scimmia richiedeva di essere masticata a lungo e specie a chi non aveva più i suoi denti dava la sensazione di avere mangiato molto senza appesantire inutilmente il corpo. Andiamo avanti. I macete si mossero con abilità sotto la pioggia. Entravano nelle carni fameliche, ne uscivano insanguinati, e mentre si accingevano a ricadere per vincere la resistenza di qualche osso, venivano lavati impeccabilmente dall'acquazzone. La carne tagliata a pezzi fu portata fino all'ingresso del municipio e il ciccione la distribuì tra i presenti. Tu che parte vuoi, vecchio? Antonio José Bolivar chiese solo un pezzo di fegato, conscio che la gentilezza del sindaco lo includeva nella spedizione. Con il pezzo di fegato ancora caldo in mano, ritornò alla capanna, seguito dagli uomini che trasportavano la testa e le altre parti indesiderabili dell'animale per gettarle nel fiume. Stava ormai cadendo la notte, e in mezzo al rumore della pioggia si sentiva il latrato dei cani che si disputavano le viscere infangate della nuova vittima. Mentre friggeva il fegato, aggiungendo rametti di rosmarino, maledisse l'incidente che distruggeva la sua tranquillità. Ora non sarebbe più riuscito a concentrarsi nella lettura. Era costretto a pensare al sindaco, a capo della spedizione del giorno successivo. Andiamo avanti, capitolo settimo. Il sindaco ordinò a sua moglie di servire loro caffè e fette di banane fritte nel burro, mentre lui distribuiva cartucce per i fucili. Tre cariche doppie per ciascuno, oltre a una scatola di sigari, fiammiferi e una bottiglia di Frontera a testa. Tutto questo è a spese dello Stato. Al ritorno mi dovrete firmare una ricevuta. Gli uomini mangiavano e buttavano giù i primi bicchierini della giornata. Antonio José Bolivar si teneva un po' in disparte dal gruppo e non toccò il piatto di latta. Aveva fatto colazione presto e conosceva gli inconvenienti di chi va a caccia col corpo appesantito. Il cacciatore deve essere sempre un po' affamato, perché la fame rende più acuti i sensi. Affilava con la pietra il macete, sputando di tanto in tanto sulla lama e poi, guardando con un occhio solo, controllava la perfezione del filo. Grazie a tutti. Arrivederci.